buonasera. Ecco a voi un assaggio dei programmi della serata che vi convincerà che tutto sommato uscire con 20 gradi sotto zero non è poi così male. Su Rai 3 alle 21.05 lo speciale del TG3 sulla conferenza stampa Obama-Monti, nella quale il nostro presidente ha esposto la chiara strategia per il risanamento italiano mostrando il cartello Vendesi. Su Canale 5 alle 21.10 il film È complicato, con la bravissima Meryl Streep nei panni di una pensionata che risponde alla domanda come si fa ad arrivare a fine mese. Sulla 7 alle 1.10 di notte la replica della puntata di oggi di G-Day. Io vi consiglio però di guardare quella che sta per iniziare. In questa puntata sono più giovane di qualche ora. Buonasera e benvenuti a G-Giovedì. Questa sera parliamo di una squadra di calcio il cui difetto più grande non è il fiato corto ma il braccino cortissimo, la Nazionale Parlamentari. A parlare con noi di questo tema un uomo che li conosce benissimo, anche perché è stato a lungo l'ala sinistra del nostro Parlamento, il segretario nazionale del Partito dei Comunisti Italiani, Oliviero Di Liberto. Beh, benvenuto Oliviero, pubblico, salutate. Buonasera. Oliviero. Ciao. Oliviero, è un onore averti qui, davvero. Allora, tu guarda, poi dicono che i comunisti si sono estinti, non è mica vero. Allora, è vero che... Sai qual è la differenza, Geppi? E qual è? Che a noi cercano ancora di sterminarci, mentre al panda la stanno proteggendo. Ecco, allora però siccome a questa voce calda voglio che sia abbinato anche un corpo altrettanto caldo, prova a richiudere il frigo e vedere se cambia qualcosa. A parità di protezione naturale. Riprovo? Ecco, decisamente meglio. Di nuovo buonasera a tutti. Benvenuto a Oliviero. Allora, Oliviero, tu sei stato ministro di Grazia e Giustizia, quindi sei un esperto di nemici pubblici, individui pericolosi e criminali abituali. È per quello che sei venuto qui a G-Day? Assolutamente sì. Cioè, quale delle tre categorie rappresentiamo meglio noi? Criminali abituali. E stai parlando di me, quindi che reiterano il reato con solerzia. Esatto, tutti i giorni. Tutti i giorni in diretta. Allora, Oliviero, a differenza di alcuni tuoi colleghi, la tua vita non finisce con la politica, non finisce neanche sui giornali scandalistici, però finisce qui tutta nel nostro post-it. Quindi vado a leggere la tua biografia qui raggiunta. Vado? Vai, vai. Vai, vai. Perfetto. Oliviero Di Liberto, anni 55, curiosamente lo stesso numero di voti ricevuti dai comunisti italiani alle ultime elezioni. Non c'è conferma, ma pare che appena nato abbia tentato di mangiare il bambino nella culla di fianco. Già a 13 anni si è avvicinato al PC, ma il partito gli è subito corso lontano. Nel 94 ha diretto Liberazione, quando ha lasciato il giornale quest'ultimo ha titolato Liberazione. Anni fa propose di portare i testi, i resti di Lenin in Italia, ma poi non se ne fece nulla perché c'era già Achille Occhetto e due mummie di sinistra nello stesso paese e sembravano troppi. È così fan del capolavoro di Eisenstein, La corazzata Potemkin, che una volta interruppe un celebre film di Paolo Villaggio urlando: per me Fantozzi è una cagata pazzesca. Hanno detto di lui gli intillimani: hasta la sconfitta sempre. Una curiosità: quando era docente di diritto romano all'università di Cagliari rifilò alla conduttrice di questo programma un risicato 24, e grazie a lui che ho capito che dovevo fare altro nella vita. Me lo ricordo perfettamente il suo esame. Ma tu stai scherzando? Ciao. Ma te lo ricordi veramente? Assolutamente, me lo ricordo perfettamente. E cosa mi hai chiesto? Soprattutto? No, avevi risposto benino, ma la commissione, diciamo, era fatta anche da un altro professore molto più cattivo di me, che ti ha abbassato il voto. E, però, siccome mi sono informato, dovendo venire appunto stasera da voi, ho già comunicato agli autori che quell'esame, e quindi conseguentemente tutto il tuo corso di studi, è stato annullato per un problema burocratico, quindi va rifatto. Certo, ci stavo proprio pensando, guarda, sì, perché c'è uno speciale di Mentana. Certo, c'è uno speciale di Mentana sulla mia laurea e sul digesto. Infatti, a questo proposito, che bella sorpresa. Allora, vado ad andare avanti. Che cosa, perché me lo indichi così? Prego, devo ricominciare adesso a fare l'esame, non credo. Vuoi farmi una domanda? Sì. Fammi una domanda. Io
Io ero preparato sul fidanzamento nel diritto romano, che secondo me ma ci sta tu, bene. Ma frequenti Daria Bignardi, scusa. Vabbè, allora ne parleremo dopo nel corso l'ultima della... volta che sono andato da Daria Bignardi mi hanno denunciato, mi hanno pure processato e assolto per fortuna, che ecco, il Briatore no. Mi denunciò, quindi no, a me non mi ha denunciato, non... Io non dico cose così scomode, evidentemente, o così interessanti, entrambe le cose verosimilmente. Beh, ci siamo divertiti molto al processo. Quante matte risate. No, me lo devi dire proprio perché no. Cosa aveva detto su Briatore? Cosa aveva detto su Briatore? Mi chiedono qua dei pettegoli. Beh, tanto ormai mi hanno assolto. E quando la Bignardi mi chiese, dice, ma il preferisci andare a Villa Certosa da Berlusconi o al billionaire da Briatore? E io ne ho messo alle strette che non sarei andato da nessuna parte per tutto l'oro del mondo. E tuttavia risposi, a Villa Certosa con Berlusconi mai. Andrei al billionaire, ma imbottito di tritolo. Questa cosa che era una scemenza, era una buttata, erano buttato così. Ho capito, mi hanno processato perché viviamo in un paese assurdo. Ma assolto, è lo stesso comunque paese che dà 24 a certa gente. E qua là si capiscono tante tante cose, mio caro. Paese ingiusto, meritavo di più. Allora, Oliviero, come tutti i politici italiani avrai anche tu una persona di sicuro che ti cura la tua rassegna stampa e che ti informa tenendoti, insomma, edotto su tutto quello che accade. Allora, noi di persone ne abbiamo un po' di più, circa 56 milioni. Siete voi e questi sono i vostri titoli. Perché devo fare un taglio regalo? Io, per esempio, ho una moglie, devo regalarle qualcosa, devo un regalo. Perché devo fare un taglio ai regali? Io, per esempio, ho una moglie, devo regalarle qualcosa, lo regalo. Mia sorella in provincia di Foggia è coperta dalla neve. Mia sorella in provincia di Foggia è coperta dalla neve. Mi sembra che Monti sia andato a cercare soldi. Mi sembra che Monti sia andato a cercare soldi. Gioco numeri che me li invento io. Gioco numeri che me li invento io. E guardi, lo so cosa, però non se ne parla proprio, perché ma oggi con i problemi che ci sono manca pure che però il mondo è fatto così. E guardi, lo so cos'è, però non se ne parla proprio, perché ma oggi con i problemi che ci sono manca pure che però il mondo è fatto così. Ecco cosa succede alla gente della strada quando si fa scrivere i discorsi politici da Antonio Di Pietro. C'era una certa lucidità, insomma, in questo pensiero che ancora ho alle mie spalle. Oliviero, quale di questi titoli ti ha fatto arrossire ancora di più? No, quello sui numeri inventati, un po' come il nostro governo. Ah, dici che è periodo, che va di moda inventare cose. Sì, va di moda. Ecco, vogliamo dire dei numeri da giocare sulla ruota di Cagliari a questo punto? Assolutamente. E diceli, dai, 24? No, ma meritava un 30, quindi... In questi tempi, 90 la paura. 90 la paura, la stessa che creavi tu in me. 18, che era forse il voto che avresti voluto darmi, anzi che avrebbe voluto darmi Sizia. No, io 30 e lode, 30 e lode. Guarda, che è troppo tardi per dimostrarlo. Comunque... te l'ho detto, te lo voglio rifare l'esame. E poi me lo rifai. Allora, adesso parlandone come da vivo, do subito la parola a Matteo Bordone. Così, con un uomo e una donna. Buonasera, benvenuti alla nostra consueta rubrica politica intitolata Fare pena talmente forte che è chiaro a tutti che c'è dell'impegno, non è un caso. La Nazionale parlamentare ha partecipato a un triangolare di calcio a Catania per una raccolta di fondi per beneficenza. Nonostante fosse una partita pro bono, come si dice, i parlamentari si sono fatti rimborsare vitto e alloggio e non hanno neppure versato un centesimo per l'iniziativa che puntava alla raccolta all'acquisto di alcune carrozzine per disabili. L'aereo se lo sono pagati loro, però in nota spese glielo rimborsa lo Stato. Allora, questo stupore mi stupisce a mia volta. Allora, si sa che chiedere a un politico di fare beneficenza è come dire all'apo e al can, ecco le chiavi, parcheggiami la macchina e anche bene, mi raccomando. Allora, Oliviero, la Nazionale parlamentari viaggia, mangia e dorme a spese degli enti di beneficenza. Secondo te è un atteggiamento che prende il peggio, lato più utilitaristico dei calciatori, o è comunque il meglio che può fare un politico? Ma soprattutto la domanda è, ma a cosa serve la Nazionale dei parlamentari? Non serve assolutamente a niente, anzi io non l'avrei proprio creata a suo tempo, non vi ho mai partecipato, anche perché sono una schiappa, ma comunque non vi avrei partecipato. E questa vicenda fa veramente rivoltare lo stomaco. Non perdono occasione i parlamentari per dimostrarsi
del tutto non all'altezza con il loro ruolo. E poi, ma perché devono giocare a pallone? Hanno già tanto da fare, ci sarebbero tante cose più importanti. Ecco, allora, questo è il pensiero di Olivero Di Liberto, ma cari Mentanini, qual è il vostro, voi che date in beneficenza a mezz'ora della vostra vita guardando G-Day, che ne pensate di questo ennesimo scivolone della casta? Ditecelo rispondendo alla nostra gran domanda di oggi. Dopo aver disputato una partita di beneficenza, la nazionale parlamentare ha preteso un rimborso spese. Lei in quale campo li manderebbe a giocare? San Siro o San Vittore? A spiegarvi come votare un uomo generoso, come, che ne so, come un commercialista scozzese, anche cresciuto a Genova. Volendo. Per votare San Siro mandate un sms con scritto 1 al 478-4782. Per votare San Vittore, non intesa come la località della ciociaria San Vittore del Lazio, ma il carcere, la casa circondariale di Milano, mandate un sms con scritto 2 al 478. 4782. Allora, mentre gli amici da casa dimenano i loro polpastrelli, mi chiedo come si fa a parlare di casta senza chiamare in causa il principe delle caste, il nostro casto divo Alessandro Fullin. Buonasera! Buonasera! Ciao Alessandro, bentornato. Hai visto? I politici si rifiutano di fare beneficenza. Tu la fai la beneficenza? In che forma? A chi? Come faccio io beneficenza? Eh beh, esistendo. Anche se la cosa che a me mi stupisce è che la gente mi scambia per un comico e non mi vede per quello che io realmente sono. Un benefattore? No, una missionaria. Ecco, temevo. Che benefattore, rimanevamo ancora sul vago, ma missionaria da dito a meno dubbi. Però allora, il motivo per il quale gli uomini di Stato non fanno beneficenza è che la vita per loro comunque, nonostante anche le condanne che stiamo esprimendo, è molto dura, molto molto dura, vero Matteo? Sì, ennesimo taglio da parte dell'esecutivo ai privilegi della pubblica amministrazione. Chi lavora per lo Stato non potrà più ricevere regali legati al ruolo, legati alla professione, che superano il valore di 150 euro. Se il dono vale di più, va restituito. Verranno tagliati anche i budget per gli eventi e le feste ministeriali. Olivero, qual è il regalo più costoso che ti hanno fatto quando eri ministro? O tu accetti solo sigari cubani? Un capretto. Un capretto vivo? Cioè, no, morto, ma da cucinare per Natale. Il regalo più costoso? Siamo sotto i 150 euro. L'hai mangiato sì. Tutto intero? L'abbiamo mangiato in famiglia, certo, tutto intero, l'abbiamo preparato, l'ho arrostito. Noi siamo sardi, Geppi, quindi queste cose le sappiamo fare. Lo so, voi che non sappiamo arrostire un capretto morto, certo. Vivo è già più complesso. Allora, sicuramente non te l'hanno regalato degli animalisti questo capretto, no. No, diciamo, me l'hanno regalato dei pastori amici miei. Salutiamo tutti i pastori sardi, allora, tutti, a questo punto, sempre. Che regalano i maialetti. E sono in difficoltà, ma regalano sempre i maialetti. Allora, gli amministratori pubblici comunque subiscono l'ennesimo taglio, questo allora va detto. Allora, ormai se ricevono in regalo 3 cartoni di tavernelle, 2 paia di mutande e cagi, devono pure restituirli. Allora, in loro soccorso arriviamo noi, siamo andati a vedere se gli italiani sono disposti ad aiutare chi, appunto come i politici, sta peggio di loro. A fare la colletta abbiamo mandato il prete di G-Day, Don Fullin. Signor Gerardo, noi stiamo raccogliendo dei soldi sì. Per aiutare un gruppo di poveri di Roma sì. Che sono in una situazione veramente disperata. Di Roma. Potrebbe darmi adesso uno spicciolino, una monetina? Una monetina. Che monetina? Tiriamo fuori il soldino. Ecco, quanto darebbe? 5 euro va bene. Dai. 5 euro? Sì, Samantha, vieni che ci danno dei soldoni. Ecco. Beh, no, quelle no, quelle assolutamente proprio no, no, quello dovrebbe darcela a noi, diciamo. Una spicciolina, una moneta, quanto darebbe? 10 euro. 10 euro? Lei ha una moneta da 10 euro, l'unica in Europa. No, lei è molto generosa. Allora, Samantha, ecco, noi stiamo raccogliendo, come vedo, un'offerta per la Camera dei Deputati. Ah, per no. I nostri... Come no? Ah, no, 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 no. Ah, un euro, bene. Gliene do di più. Anche di più? Ah, fantastica. Samantha, la signora ce l'ha... Ecco, vede, noi stiamo raccogliendo del denaro per la Camera dei Deputati. Che la sede da oggi... La Camera dei Deputati? Eh sì, perché da oggi i nostri deputati non possono...
ricevere dei premi di più di 150 euro, sì, dei regali, sentito. Ha sentito, e dobbiamo aiutarli, poi, dobbiamo fare qualcosa, sì, per questi poveri disgraziati. Certo. Lei cosa darebbe ai deputati? Una sberla? Ha capito, Samantha, abbiamo qui, non si fa. Samantha, quanto abbiamo fatto? Applauso a Follin, che vestito da prete più che padre Ralph sembra un modello Dolce Gabbana, e poi soprattutto aveva l'assistente, la perpetua, che si chiama Maria Concetta. Perché tu la chiamavi Samantha, scusa? Era così felice di essere chiamata Samantha e non Maria Concetta. Ma abbiamo dovuto tagliare delle scene in cui hanno provato a menarti, oppure abbiamo visto tutto, Alessandro? No, a un certo punto mi hanno dato un pizzicotto. Ma una donna, mi esponete dei pericoli. Ma prima o dopo che tu gli facessi la richiesta? No, ma sai, la cosa incredibile è che mi scambiano davvero per un prete, una cosa di cui non riesco a capirne la ragione. E non approfondirei qua adesso, no, in diretta, mezz'ora, 20 minuti prima di Mentana. Certo. Sì. Taccio. Taci, pazza. Oliviero, hai visto com'è bravo Don Fullin nella raccolta dei fondi? Tu lo consiglieresti a Rutelli per recuperare i soldi sottratti alla Margherita? Assolutamente sì. Anzi, direi che probabilmente Rutelli ha bisogno di due Follin per recuperare i soldi della Margherita, visto quanto si è messo in tasca il tesoriere di quel partito. Ma altro che due Follin, tre Follin e altro che pizzicotti, la finiremo in qualche modo. Con Follin? Credo di sì. Follin, sei disposto a dare una mano alla Margherita? Devo dire, Follin, un poker proprio. Vedo che sei molto esperto nel poker, perché infatti, sono quattro. Gioco sempre a risico, lo so. Io sono uno che gioca solo a risico. Con tre Follin al massimo fai un full di moderni. Però allora, a questo punto, come si può essere riconoscenti con un servitore dello Stato spendendo meno di 50 euro? Allora, parliamo di gente che di solito a Natale, a parte i casi dei capretti, però riceve dei cesti con dentro un panettone, due torroni e il 7% di Unicredit. Allora, un modo c'è, basta fare il regalo giusto. Allora, Oliviero, Alessandro, impariamo come fare il regalo giusto ai politici giocando al nostro consueto game Abbassiamo i doni. Allora, il gioco è molto semplice: noi apriremo dei pacchi ricevuti da alcuni politici, voi dovrete indovinare di quale personaggio politico si tratta. Allora, vi chiederei semplicemente, prima di prenotarvi per rispondere, di fare estrapolare a Matteo Bordone, che sembra appunto davvero Fabrizio Frizzi in... tandem, tua sorella, i tre oggetti che sono racchiusi all'interno di ogni coloratissimo pacco, molto rainbow. Fai vedere le mani, fai la conduttrice. Ecco, citavo Frizzi. Apri il primo pacco, cretino. Eccoci. Allora, il primo oggetto che c'è dentro questo pacco è una fascia tricolore di lana. Sì. Una fascia tricolore, tipo sindacalmente parlando, insomma. Rappresenta una fascia tricolore, diciamo, rappresenta, questo oggetto, sì, più che esserlo, perché sembrano... Questo triste di sciarpe comprate da cinese qua fuori, sicuramente. È cucite alla belle meglio, alla guisa di fascia da sindaco. Sono, voi non la potete sentire, sono in pile, in pile. Spesso, la mettiamo qua. Quindi evidentemente richiama una città famosa in tutto il mondo per le sue temperature polari. Qui abbiamo uno splendidissimo souvenir di uno Roma. Souvenir di Roma, dovete andare sulla fiducia. Perché... Alessandro, cosa ti avevo detto? Che dovevi aspettare che tirassi fuori tutti e tre gli oggetti dal pacco? Lo so, ma mi piace fare din don. Lo serve, è un promemoria che si accende per ricordare la città, per ricordare... Ah, ma guarda, hai visto, Oliviero, qua non badiamo a spese in quanto a oggetti di scena, eh? Lì è troppo, superi i 150. Qua superiamo i 150, l'ultimo oggetto, alla fine di questo, al mio via, potrete prenotarvi, è sale marino grosso. Din don! Prenotato! Mi dispiace, Oliviero, a fare din don non sei bravo quanto il nostro Follin. Alessandro? Alemanno! Ed era il pacco destinato al sindaco di Roma. Andiamo col secondo pacco. Allora, secondo pacco, c'è al suo interno. Devi dirmi esattamente... Ah, benissimo. Non è al suo interno. Perché non ci stava all'interno. Non ci stava, cioè... Una pizza margherita fredda. Alla quale?
Manca forse in una specie di metafora della situazione, manca un pezzo di questa pizza margherita. Secondo oggetto, delle api da mettere così sul... A quale bambino è stato sottratto questo oggetto? Quale bambino sta piangendo perché Mimmo Schiavone gli ha rubato questo di notte? Il terzo oggetto... E il terzo oggetto, molti soldi. Scusate, molti. Din don, sei pronto. Porca misera, che fastidio che mi dà che entra nel microfono. Scusami, ho colpito uno del pubblico, era assicurato. Oliviero? Beh, chiaramente troppo facile, Rutelli. Erano 13 milioni di euro il banconote del Monopoli e là non hai avuto dubbi. Siamo uno pari, andiamo con la terza scatola. La scatola è piena di roba. Una pompetta. Per la bicicletta, per gonfiare tante cose, non soltanto probabilmente le biciclette, anche altre cose. Poi una giacca di dubbia portabilità, con scritto senza questa giacca sono meglio, falla vedere davanti. È orrenda, un colore così da fegato, insomma non è che un uomo con questa può essere molto elegante. Ma è un uomo che, diciamo, non si fa problemi questo a mettere giacche bizzarre. Ed un rosario, prenotatevi. Dai, ding dong. Scusa Alessandro, è stato più veloce Oliviero. Vai Oliviero. Beh, diciamo che sembrerebbe Formigoni. E sembrerebbe bene, bravo Oliviero. Ecco, c'era una quarta scatola, niente, si è da... Soprattutto il colore della giacca. Sul colore della giacca, secondo me, non hai avuto dubbi. Caro Oliviero, ti sei accaparrato questo gioco fantastico, hai vinto tutti i regali dei politici che abbiamo appena mostrato, così ci risparmi la fatica di buttarli via, te li mandiamo a Roma. Allora, bravo Oliviero Di Liberto, nonostante 24. Però allora sono finiti i tempi per ringraziarsi un personaggio potente, bastava un semplice regalo costoso. Però siamo sicuri che questa era un'attività in cui, cari amici da casa, siete sempre stati molto bravi. Allora raccontateci di quella volta che vi siete ingraziati, qualcuno potente o no, con un regalo. Il numero da chiamare è questo. 8 4 8 90 60 90. E a parlarci c'è Daniela da Bologna, credo. Bologna, certo. Buonasera, Geppi. Ciao, Daniela. Quanti anni hai? 57. E cosa fai? Nella vita? Sì. Insegno educazione fisica e scrivo per i giornali, scrivo libri e altre cosette. Qual è l'ultimo articolo che hai scritto? L'oroscopo della settimana per Vogue, della giornata per Vogue.it, l'uomo Vogue. Addirittura. Un insegnante di educazione fisica scrive l'oroscopo, non un astrologo. Tanto. No, mo. No, Daniela, che voce calda. Allora, Daniela, raccontaci di quella volta che ti sei ingraziato qualcuno con un regalo. Circa 30 anni fa, in occasione di un compleanno, a una signora alla quale tenevo molto e alla quale volevo molto bene e sapevo apprezzava l'articolo, regalai un prosciutto. Questa signora, che era introdotta nell'ambito, nel mondo dell'editoria, nel mondo del giornalismo, poco tempo dopo mi fece chiamare. Mi fece chiamare. Stava leggendo, mi dicono. Ma che, come le sapete? Cosa sei? Frequenti Daniela da Bologna, tu? Il mio autore di riferimento sa che Daniela da Bologna... Preferiamo se non leggono Hai visto Oliviera come mi vanno di moda i regali che sono animali morti? Alimentari, utili. Ma utili. Tutti gli animali così da pascolo. Era stata la Sozzani. Ti hanno mai regalato qualche animale, Alessandro? Stoppate il botto! No. Un chihuahua. Lo faccio all'osto. Ecco, beh, oggi alla sarda. Sì, lo frustavo con lo smerino mentre girava. Ma forse è confuso il piacere con l'alimento. Alessandro, non si frustano. No, hai ragione. I chihuahua. Alla fine mi sono pentito. Ecco, allora, salutiamo i chihuahua che ci ascoltano. Allora, Marina da Gatteo Mare.
Ciao Deppi, da Gatteo Paese. Ah, scusami, no, perché c'erano molte persone in dubbio. Gatteo Paese. No, eravate preoccupati. Complimenti per la trasmissione, sei elegantissima e bravissima. Ti hanno mai regalato un animale morto, Marina? No, per fortuna no. Bene. Allora, Marina cara, raccontaci di quella volta in cui ti sei ingraziato qualcuno con un dono. Sì, quando mio figlio aveva 3 anni non ne voleva sapere assolutamente di fare la pipì nel vasino. Allora gli ho detto, guarda, se fai la pipì nel vasino compriamo subito un gioco. Fatta la pipì nel vasino siamo andati a comprare il gioco. Solo che la successiva pipì mi ha chiesto un altro gioco. Ma non era possibile comprare un gioco ogni pipì. No, anche perché è più di una volta al giorno, spero, per tuo figlio. Allora, abbiamo risultato la gran domanda, benissimo, lo dice questa Lumière. Allora andiamo a condividerlo insieme. Dopo aver disputato una partita di beneficenza, la nazionale parlamentare ha preteso il rimborso spese. Lei in quale campo li manderebbe a giocare? San Siro o San Vittore? E caro Oliviero, sono d'accordo con te, il 98% delle persone che hanno votato che pensano che non dovrebbero andare a giocare. Ciao Alessandro Fullin, grazie Oliviero Di Liberto, grazie a Matteo Bordone, a domani per un altro so velocissimo G-Day. Ciao!